Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con un nuovo format a confronto. Letteralmente questo è il titolo, fa un po' schifo, però in realtà è quello di cui andremo a parlare, perché infatti oggi lo inauguriamo con la mia top 10 classici preferiti con i manga o autori corrispondenti, o almeno che mi ci hanno fatto pensare a ciò. Quindi che cosa voglio fare? Partendo dalla mia top 10 classici di libri, voglio consigliarvi dei manga o degli autori corrispondenti, secondo la mia persona. Potrei sempre sbagliare, però è un mio totale parere. Detto ciò, è un nuovo format che vorrei portare, cioè paragonare libri a manga o anche anime con film. Ci riuscirò? Non lo so, ma ci proveremo nei prossimi mesi. Naturalmente fatemi sapere qui sotto nei commenti se è una cosa che potrebbe interessarvi e farvi piacere. Detto ciò, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati. Ed ora possiamo davvero cominciare. In decima posizione ricordiamoci essere il fantasma di Canterville. Il riferimento a chi è stato palese, ovvero Hanako-kun. In questo caso il riferimento non solo perché si tratta di fantasmi in entrambi i casi, ma anche per la situazione tragicomica. In entrambi i casi fa ridere l'inizio, cioè letteralmente vi scompisciate dalle risate, che si tratti del classico di Wild, che si tratti di Hanako-kun. Poi la situazione diventa un po' seriosa. Nel caso del fantasma di Canterville per il passato appunto mortale del fantasma, nel caso di Hanako-kun perché ci sono tematiche di fondo come anche il suicidio, omicidio, depressione, bullismo, chi più ne ha più ne metta. E la differenza è che il fantasma di Canterville finisce bene perché è una commedia e quindi tu ti scompisci dalle risate pure alla fine. Mentre nel secondo caso noi non sappiamo come andrà a finire, io spero bene, le spero di ogni, però diciamo il riferimento tra i due era palese. Nona posizione per Dr. Jekyll e Mr. Hyde. In questo caso mi si è palesato, veramente non ci ho pensato, è il primo titolo che mi è venuto in mente, Monster Urasawa. In particolar modo il villain principale, che letteralmente è un bipolare di prima categoria, perché di giorno questo bel cristiano biondino, carinissimo, fa una vita da universitario e anche docente, se non mi ricordo male, doc. E poi la sera diventa tipo uno psicopatico che ammazza gente e crea piani molto malefici. Quindi chi meglio di Monster di Urasawa poteva spiegare meglio Dr. Jekyll e Mr. Hyde? In questo caso io vi consiglio la presa visione e lettura di entrambe le opere, perché nel caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde non è per nulla pesante, è una lettura molto molto scorrevole e anche molto interessante. Nel caso di Monster è più pesantuccia, però la questione morale, dei delitti, di tutto ciò che può starci dentro la psicologia di un personaggio è fatta veramente bene e quindi io ve lo consiglio. Ottava posizione per Dracula di Bram Stoker. In questo caso non c'è un manga perché io penso non esista il manga, fatemi sapere qui sotto perché se no mi sono documentata male. Abbiamo Castlevania che è un anime che io vidi tanto tanto tempo fa e mi ricordo che quando lo vidi mi fece pensare letteralmente a Dracula perché tra gli anime che parlano di vampiri secondo me questo è quello più fedele all'idea di Dracula di Bram Stoker. È un po' cruento, diciamo la visione. La grafica più che altro è un po' vecchiotta, però è fatto veramente bene, ragazzi. Cioè, mi ricordo che c'erano delle scene che forse perché ero più piccola avevo paura, e altre ancora che mi mettevano parecchia tristezza perché non è proprio un anime molto allegro. Quindi sì, lo consiglio per gli amanti del gotico e anche di Bram Stoker. Settima posizione per Jane Eyre. In questo caso il paragone non è per nulla per quanto riguarda la storia in sé, ma per la figura della donna. Sia Jane Eyre che nel caso della moglie di una spia, che è un manga completo solo in due volumi. La figura della donna è una figura forte, cazzuta, capace di fare qualsiasi cosa, non solo per amore, ma anche per se stessa. Cioè, vediamo la donna non solo come oggetto, oppure come personaggio di una questione amorosa che termina lì. Non è una donna che si fa da sé, è una donna che si rimbocca le maniche. Nel caso di una moglie di una spia, rischia letteralmente la sua vita per difendere il marito e per andare anche contro il suo stesso paese. È una visione, diciamo, diversa rispetto a quella un po' più rose e fiori di Jane Eyre, però anche nel caso di Jane Eyre noi vediamo una donna più emancipata, una donna che lavora, una donna che si fa da sé, una donna che prima pensa a sé come persona a, diciamo, arrivare ad essere quasi un uomo, nel senso che ha una propria casa, ha il proprio potere economico e poi all'amore, che sì è una questione importante perché la va a modificare, c'è comunque la storia d'amore, ma non è il fulcro, stessa identica cosa per la moglie di una spia. Stessa posizione per il grande Gatsby. In questo caso non sono riuscita effettivamente a paragonarlo ad un'unica opera manga o ad un anime, bensì ad un autore, il quale è riuscito più volte a farmi rimanere sconsolata e a guardare il soffitto della mia cameretta, ripensando se effettivamente è giusta la mia vita. Stiamo parlando appunto di Hanako-kun.
Asano, il nostro grandissimo maestro, diciamo, di dubbi esistenziali. In realtà ho trovato un paragone proprio eccezionale tra Fitzgerald e Asano, ovvero che entrambi vanno a condannare la società e di come i vizi della società, questa società che è decadente al massimo, va praticamente ad influire sull'io, su quell'io che diventa sempre più debole e che si ritrova anche in situazioni a lastrico e alcune volte le persone non ce la fanno e scelgono la via più drastica, anche se alcune volte per loro sembra quella più facile, che poi facile non è. Anche in Asano ce ne notiamo tematiche come depressione, suicidio, ansia sociale, disturbi. Stessa identica cosa, anche se più sul lato dei vizi, della decadenza morale in Fitzgerald. Quindi assolutamente consigliati nel caso in cui vi piaccia uno anziché l'altro. Quinta posizione con il fantasma dell'opera. In questo caso il paragone è un po' forzato perché l'unica cosa che sono riuscita a trovare in comune è la forza e la potenza della musica. In questo caso l'ho paragonato a Blue Jant. Sia nel fantasma dell'opera dove il protagonista maschile riesce ad attirare a sé la sua donna, che poi in realtà non sarà mai la sua donna, attraverso il potere della musica, della bellezza, delle melodie, stessa identica cosa con Blue Jant, dove abbiamo questi concerti, assistiamo a questi concerti che è proprio come se li sentissi, non solo li leggessi. Quindi praticamente se vi è piaciuto Il Fantasma dell'Opera vi consiglio Blue Jant, anche se è totalmente diverso, non abbiamo nessun pazzo con la faccia sfregiata. Identica cosa se vi è interessato Blue Jant per quanto riguarda il tema musicale, potreste leggere il romanzo del Fantasma dell'Opera. Quarta posizione per il Conte di Montecristo. Anche in questo caso io ho preso in considerazione il personaggio principale, cioè Edmond Dantès, e l'ho paragonato a Gatsu di Berserk, perché entrambi, dopo tutto quello che gli succede, vogliono vendetta, vogliono rivalsa, vogliono farsi valere. Solo che nel caso del Conte di Montecristo noi sappiamo come va a finire e comunque diciamo il nostro personaggio principale, anche se molto grigio, è positivo. Ecco, nel caso di Berserk, io tutta questa luce alla fine di questo tunnel non la trovo, però nuoto Gatsu che praticamente vuole questa rivalsa, vuole vendicarsi per quello che gli è successo e cerca di migliorare nelle sue tecniche abili, diciamo, da cavaliere, da combattente. Non so se effettivamente finirà bene come Edmund Dantès, però non so, la speranza è l'ultima a morire, ma non la vedo tanto buona. Se vi è piaciuto comunque il Conte di Montecristo, leggetevi Berserk. Terza posizione per Guerra e Pace. Anche in questo caso il paragone lo faccio con un autore, ovvero Gonagai, il quale riesce a trattare questioni esistenziali e morali, questioni proprio di dubbia moralità, in tutte le sue opere. Io ne ho lette in realtà solo due, cioè la Divina Commedia e Devilman, e posso assicurarvi che non ha nulla da togliere a Tolstoi. Naturalmente il tema della guerra, il tema del dissidio lo si nota in entrambe le sue opere, basti pensare sia la Divina Commedia con, diciamo, il Purgatorio, Inferno e Paradiso. Per quanto riguarda Devilman, la guerra che infuoca tra esseri umani e diavoli, in particolar modo con i Devilman. Seconda posizione con Frankenstein, e sì, potete anche riderci su adesso, perché il confronto è con Frankenstein di Junji Ito. Sì, dovete capire bene che il riferimento era letteralmente questo, cioè non si poteva fare altro, perché dopo che esiste una versione manga fatta con i controfiocchi, non si può dire altro, cioè non si può fare altro. Junji Ito, nella sua raccolta Il mostro, quindi ci sono altre storie horror, introduce anche il mito di Frankenstein, che è stato fatto veramente, veramente tanto bene. E nelle ultime scene ho pianto di nuovo, quindi mi ha fatto ricordare gli albori di quando ho iniziato a leggere, di quando ho iniziato più che altro ad amare la lettura più che leggere. Quindi, naturalmente, se avete apprezzato Frankenstein di Mary Shelley, correte immediatamente in libreria a comprare la versione manga di Junji Ito. Vi ricordo che si chiama Il mostro. Prima posizione con Delitto e Castigo. Il paragone va a Moriarty, in particolar modo al genio del male o al genio del crimine, come si suol dire. Perché sì, il dissidio interiore quando uccidi una persona, se giusto o sbagliato che sia in base alle tue motivazioni, è sempre sbagliato. Cioè l'azione di uccidere una persona, l'azione del far del male, per quanto possa essere buono il tuo obiettivo, in realtà ti distrugge completamente perché sei un essere umano e gli scrupoli di regola, di coscienza ti vengono e quindi diciamo non sempre vai per la giusta strada, cioè anche in Dostoevsky non finisce bene. In Moriarty per fortuna il tipo diciamo non crepa, però ci arriva molto vicino proprio perché portarsi addosso questo peso non è per nulla facile.
Quindi, naturalmente, se avete letto Delitto e Castigo, io vi straconsiglio Moriarty the Patriot. E siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Io mi sono molto divertita nel creare questo contenuto perché è bello mettere insieme più passioni. Comunque, io vi ricordo qui sotto nei commenti di scrivervi se effettivamente va, non va. Comunque, io penso che porterò qualche altro video, non lo so, perché comunque mi è piaciuto farlo. Ma voglio sapere un vostro riscontro comunque. Non sarà sempre su manga e, stavo dicendo anime, manga e libri, ma anche su anime e film e anche un po' di emozioni. Però non voglio spoilerare altro. Detto ciò, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da essere aggiornati su tutto quello che pubblico e che spero di continuare a pubblicare, perché con l'inizio della scuola non so se sarò effettivamente così tanto presente. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!